l'Isola dei Famosi, Riccardo Fogli contro Marina La Rosa. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Riccardo Fogli ha potuto ascoltare Marina La Rosa mentre parlava di lui. Secondo l'ex Geffina, lui non prende mai posizione e si nasconde dietro a frasi carine per andare avanti nel gioco. Anche nei confronti di Suhail, Riccardo Fogli non ammette i suoi sbagli e non la riprende come sarebbe giusto fare in alcune occasioni. Questa opinione di Marina ha scatenato la reazione molto forte del cantante. Infatti, in puntata l'ex Pu si è scagliato contro la donna dicendo le frasi come: di quello che pensi tu me ne sbatto le palpebre. E ancora, non ti permettere, ragazzina. Isola dei Famosi, il commento di Riccardo Fogli che ha indignato il pubblico. Ai telespettatori non è sfuggito un commento che il cantante ha fatto nei confronti di Marina. Quest'ultima ha ammesso che Suhail non le piace e Riccardo Fogli ha detto: per fortuna che non ti piace Suhail, perché mi auguro che ti continuino a piacere gli uomini. La frase è passata inosservata tra le varie voci che si sovrapponevano. Una frase detta senza pensarci. In ogni caso non è la prima volta che il cantante si rende protagonista di episodi del genere. Ricordiamo anche la frase poco carina nei confronti di Ariadna, colpevole di averlo nominato. La frase è stata questa: la nomino a vita stasn asterisco 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 a Isola dei Famosi, le critiche a Riccardo Fogli. A fronte di molte persone che elogiano Riccardo Fogli per la sua forza di volontà e per il comportamento elegante avuto durante il caso Corona, ci sono anche molte persone che lo criticano. I naufraghi, soprattutto, hanno la sensazione che in realtà il cantante stia attuando una strategia silenziosa. Già le sorelle Mialovic avevano detto che Riccardo usava delle motivazioni futili e carine per le nomination solamente per apparire buono e simpatico agli occhi del pubblico. Inoltre, Stefano Bettarini ha insinuato che Riccardo appoggi Suhail solamente per avere più cibo e chi si comporti come una banderuola.